racconto breve la storia di questo progetto che nasce nel 2009 e in collaborazione con l'ASL Padova e con il sindacato degli studenti. E questo progetto è finanziato dall'Università di Padova e è nato un po' dalla voglia, dall'esigenza di fare divulgazione scientifica in modo da creare un contesto di dibattito che fosse libero, aperto a chi avesse voglia di informarsi e di arricchirsi, non solo a chi la scienza magari la vive tutti i giorni. E tutto quello che facciamo è basato sul lavoro di volontari, e quindi noi siamo sempre alla ricerca di nuovi aiuti. Chiunque abbia voglia di darci una mano può tranquillamente venire a parlare con noi stasera o può scriverci alla pagina Facebook. E basta, stasera abbiamo la professoressa Collini che pubblica su delle riviste molto importanti, tra cui Nature, tra l'altro. E brava! E ci parlerà. Applauso. Buonasera a tutti, mi sentite fino in fondo? Spero di essere, non si può parlare con i microfoni. Buonasera a tutti, allora, grazie mille della presentazione, grazie mille dell'invito, sono felicissima di aver di essere qui. E, il titolo lo vedo alle mie spalle e la parola è stata scelta, il titolo è stato scelto dall'organizzazione e luce, diciamo, ha un duplice significato stasera. E il primo significato è chiaramente la metafora della conoscenza, che capisco che è, come dire, molto cara a questa associazione, e la seconda è invece il fatto che la luce è un'entità, un oggetto, una grandezza che è fondamentale per la vita, ma è anche una grandezza che dobbiamo descrivere attraverso la quantomeccanica. E quindi qual è il miglior punto di partenza, scusate, per parlare stasera di meccanica quantistica e vita. Ora, non so il vostro background, ma immagino che per tutti quanti voi la coppiata meccanica quantistica e vita non sia particolarmente familiare o non sia particolarmente intuitiva. La meccanica quantistica tipicamente, anche se non siete dei fisici, è associata all'infinitamente piccolo o all'infinitamente grande. Quindi la meccanica quantistica mi serve quando devo descrivere, per esempio, particelle elementari, atomi, molecole, livelli energetici, oppure galassie, buchi neri, no? Distanze astronomiche. Però nel regime spaziale in cui viviamo noi, cioè nel nostro mondo macroscopico che ci circonda, la meccanica quantistica non è propriamente un concetto intuitivo, visibile e tangibile. Il nostro mondo è un mondo classico. Il nostro mondo è un mondo newtoniano, dove con la fisica newtoniana descriviamo la forza di gravità, il moto di un corpo, la sua massa, il suo volume. Per questo motivo, come dire, accoppiare, no, la meccanica quantistica alla vita, a processi biologici, sembra un accoppiamento un po' così azzardato. Spero che dopo questo seminario non vi sembri più così azzardato. Allora, giusto perché non so che io penso di avanti, non so se siete psicologi, filosofi, matematici, fisici, biologi, vorrei tastare un po' il polso dell'audience. E allora vi chiedo quanti di voi conoscono questa equazione? Sulle mani? Ho visto proprio i miei studenti, quindi... Ah no, ok, quindi un 50%. Benissimo. Per quelli di voi che non hanno alzato la mano, questa è l'equazione di Liouville von Neumann, che è un'altra versione della forse più famosa equazione di Schrödinger, la quale sta alla base di ogni descrizione quantomeccanica che vogliate fare. Ok? Se noi fossimo in grado di risolvere questa equazione e trovare una soluzione, per esempio in questa forma, ok, noi potremmo descrivere in maniera completa l'intero universo, passato, presente e futuro. Qual è il problema? Non sappiamo risolvere questa equazione perché è troppo complessa e va al di là delle nostre capacità. Il punto fondamentale però è che l'equazione di Liouville von Neumann, l'equazione di Schrödinger, a dir si voglia, sono alla base della descrizione quantomeccanica di tutti quanti i sistemi e si basano sulla scrittura di una certa forma di matrice densità, che questa è la VT, o di funzione delta psi. Questo è quello che vi basta sapere per il proseguo del seminario. Ora un altro sondaggio veloce. Quanti di voi riconoscono questi? Sulle mani?
Dannazione, siete troppo giovani. Avevano ragione i miei studenti. Ma se vi mostro questi? Un po' di più? Ecco, ok, ok. Siete troppo giovani e non conoscete i volti storici degli X-Men. Forse qualcuno è più noto. Nightcrawler, forse. Jerry Maddox, l'uomo multiplo. E Kitty Pryde. Vabbè. Mi chiederete. La prof è impazzita, non ho voluto, giuro. Ci parla di equazione di Schrödinger e poi ci tira fuori dei supereroi X-Men che noi neanche abbiamo visto perché è roba degli anni 70, ok? Non è vero che fosse negli anni 2000, quindi è roba recente. Allora, in realtà c'è un collegamento, non sono impazzita. Vi farò vedere, diciamo, in questi prossimi 40 minuti cosa c'entrano gli X-Men con la descrizione quanto meccanica della realtà che ci circonda, con la vita e i fenomeni biologici, che è la tematica di questa serata. E quello che vorrei fare, e il modo in cui ho impostato questa presentazione, è parlarvi non della quantum meccanica in generale, perché ci sarebbero degli anni per, come dire, esaurire l'argomento o, come dire, affrontarlo in modo decente. Vorrei solo parlarvi in modo così molto divulgativo di tre fenomeni importanti, che sono tre fenomeni, sono scritti qua, che sono, mi piace dire, squisitamente quanto meccanici, cioè che non hanno alcun analogo nella fisica classica. Sono dei fenomeni che sono possibili solo in un mondo quanto meccanico, e sono la sovrapposizione, il principio di sovrapposizione, il tunneling e l'entanglement. E vorrei fare un parallelismo tra questi tre fenomeni quanto meccanici, come esempio, e tre processi che hanno un'importanza biologica fondamentale: il light harvesting nella fotosintesi, l'olfatto e la magnetorecezione degli uccelli migratori. Questo che ho appena, diciamo, che ho appena spiegato, cioè il tentativo di riconoscere la quantum meccanica in fenomeni biologici o biologicamente rilevanti, rientra in un campo che si chiama quantum biology. La quantum biology, intanto devo come dire, porre un caveat, e tutto quello che io dirò stasera, che vi mostrerò, è in qualche modo ancora, come dire, un argomento aperto e fonte di dibattito. Cioè tutto quello che dirò non è un argomento su cui la scienza, su cui la comunità scientifica ha già trovato un accordo e su cui è, diciamo, su cui è d'accordo e su cui diciamo tutti quanti convergono, ok? Ci sono opinioni molto diverse. C'è chi dice la quantum meccanica sì, è importante, serve, è fondamentale. C'è chi dice no, la quantum meccanica per i regimi temporali e spaziali che ha la biologia non è rilevante. Quindi tutto questo che vi racconterò è ancora un dibattito molto aperto. Inoltre vi parlerò più in dettaglio del light harvesting, perché è quello che faccio di lavoro, quindi è quello dove sono più esperta. Vi parlerò un po' meno degli altri due fenomeni. E non solo ve ne parlo di più perché conosco di più l'argomento, ma perché questo è dei tre processi che ho scritto qui, quello su cui l'accoppiamento con la quantum meccanica è un po' più avanti, è un po' più maturo, perché abbiamo più dati sperimentali, abbiamo più misure a disposizione, quindi la discussione è un pochino più avanzata. Negli altri due processi invece è un po' più difficile ottenere delle misure affidabili e quindi, come dire, le ipotesi quantum meccaniche in olfaction e magneto reception sono ancora un po' nel campo delle idee più che delle ipotesi addirittura. Allora, il campo della quantum biology, se voi cercate un po' in letteratura così, comincia a diventare importante, comincia a diventare rilevante e famoso a partire dagli anni 2010, quindi una decina di anni fa, e quando su copertine di riviste importanti come Nature Science o su copertine di riviste anche di divulgazione scientifica appaiono questi titoloni che fanno questo proclamano: la vita è quantistica, la biologia è quantistica, la meccanica quantistica è alla base della nostra vita. In realtà questa tematica, ripeto, che un po' esplode 10 anni fa, ha delle radici ben più, come dire, ben più indietro nel tempo, a partire da Schrödinger, grande padre della meccanica quantistica, che nel 1943 a Dublino fece una serie di lezioni, e si intitolate What is Life? E lì appunto si interrogò su cos'è la vita e su come la quantum meccanica fosse effettivamente rilevante per la vita. Qualche anno più tardi,
Pasquale Jordan, altro grande padre della fotomeccanica, anche se in parte dimenticato perché era nazista, e quindi diciamo le sue azioni come uomo hanno un po' oscurato le sue azioni come scienziato, conia il termine quantum biology, non in inglese, in tedesco, ma quindi diciamo lui è il primo a definire questa disciplina come quantum biology. Quindi nonostante siano passati ben 80 anni, oggi stiamo a parlare di quantum biology. Perché solo 10 anni fa, nonostante l'idea fosse lì degli anni 40? Perché solo 10 anni fa abbiamo avuto degli sviluppi tecnologici tali da poter avere prove sperimentali di quantum biology. E senza prove sperimentali restiamo nel mondo delle idee, della filosofia, come appunto hanno fatto Schrödinger e Jordan. Ok, quindi passiamo al primo, diciamo, parallelismo tra biologia e quantomeccanica, light harvesting e principio di sovrapposizione quantistica. Allora, tutti voi immagino siete più o meno familiari con il processo di light harvesting, o quantomeno della fotosintesi, il processo più importante sulla Terra, perché senza la fotosintesi non avremmo l'atmosfera, non ci sarebbe vita sulla Terra così come la conosciamo ora, quantomeno. Di base la fotosintesi è un processo fotofisico che trasforma energia luminosa, il sole, in energia chimica, zucchero, per garantire la vita, diciamo, alle piante. La fotosintesi viene operata ad opera di vari organismi, tra cui le piante superiori sulla crosta terrestre, ma anche alghe e, diciamo, batteri monocellulari che vivono in ambienti più o meno, diciamo, esotici. Prendiamo per esempio le piante superiori, che sono quelle forse più conosciute, più note, insomma, di cui abbiamo più esperienza. L'organo che fa fotosintesi nelle piante è la foglia. Se noi immaginassimo di zoomare diciamo sulla foglia e ne guardassimo, diciamo, con il microscopio una singola cellula, troveremo la presenza di questi piccoli corpuscoli che sono chiamati cloroplasti. La fotosintesi avviene qui. Se riuscissimo ad ingrandire un cloroplasto, vedremmo un corpuscolo con al suo interno delle strutture discoidali impilate, che si chiamano tilacoidi. I tilacoidi hanno una membrana, che si chiama quindi membrana del tilacoide, e se noi ingrandissimo e facessimo uno zoom su questa membrana, troveremo che nella membrana sono inseriti dei complessi proteici, molto complessi, di nome di fatto, diciamo, quindi dei sistemi proteici molto grandi, che legano al loro interno, oltre che delle proteine, anche dei pigmenti, e diciamo tra questi complessi figurano i fotosistemi 1 e 2, che sono appunto deputati alla fotosintesi. Assorbono luce e alla fine del procedimento danno origine ad un gradiente di pH che poi mette in moto la macchina della fotosintesi, la macchina chimica della fotosintesi. Ingrandiamo un po' quello che capita, diciamo, in un fotosistema. Il primo step della fotosintesi, che vi ho evidenziato qui, è il light harvesting. Light harvesting significa assorbimento di luce solare ad opera di pigmenti. Tipicamente sono le clorofille, che sono il pigmento che dà il colore verde alle foglie, alle piante. Una volta che la luce solare è stata assorbita, parte una serie di reazioni fotochimiche di trasferimento elettronico, si chiamano, che poi appunto dà origine alla chimica, fa partire la chimica della fotosintesi. Il primo step di light harvesting avviene in una porzione del fotosistema chiamato proteine antenna. Antenne perché appunto assorbono l'energia proprio come un'antenna e convogliano questa energia al centro di reazione, dove avviene appunto la chimica vera e propria. Se noi guardassimo come è fatto un fotosistema, scusatemi, sarebbe più o meno fatto così. Allora, i cilindretti qua sono strutture proteiche che inglobano al loro interno queste molecoline che vedete qui, rosse e blu, che sono delle clorofille in questo caso. Allora, queste sono le antenne. Sì, eccole qua. Quindi queste proteine qui hanno lo scopo di assorbire luce. Mentre invece questo qui è centro di reazione, quindi la luce, l'energia deve arrivare lì per far partire la chimica della fotosintesi. Quindi sostanzialmente quello che capita è le antenne assorbono la luce e l'energia luminosa corrispondente deve essere trasferita in modo veloce ed efficiente al centro di reazione e da qui parte la chimica, diciamo, attivata dalla luce.
se noi andassimo a calcolare l'efficienza di lighthouse, cioè l'efficienza di trasferimento della luce da queste antenne a centro di reazione, troveremo che l'efficienza è il 100%. Poi la fotosintesi ha un'efficienza un po' più bassa, ma la fotosintesi è una serie di numerosi processi chimici molto complessi. Se ci limitiamo solo a light harvesting, l'efficienza è unitaria. E naturalmente questo processo è studiato dagli albori della chimica, della biologia, quindi molti dettagli di questo processo sono ormai ben noti e sono oggetto di libri di testo, voglio dire. Quindi la parte più importante del processo è nota e, diciamo, accettata. Quello che ancora forse rimaneva un po' da capire era come mai l'efficienza fosse così elevata, perché se io cerco di spiegare questa efficienza con modelli basati sulla fisica classica, non arrivo al 100%. Da qui appunto la domanda: come fanno le piante ad arrivare al 100%? Ora, nel 2010, quando appunto abbiamo avuto disponibile delle tecniche spettroscopiche avanzate, è stato possibile verificare è stato possibile fisicamente misurare sperimentalmente in laboratorio la presenza di alcuni segnali oscillanti che potevano essere attribuiti a effetti quantistici. Quindi a partire dal 2007-2010 misuriamo effetti quantistici nel light harvesting. Ora, mettendo insieme le due cose, non riusciamo a spiegare con la fisica classica l'efficienza del light harvesting. Misuriamo sperimentalmente degli effetti quantistici sotto forma di oscillazione di un segnale. Beh, allora forse è lecito dire che magari l'efficienza così elevata può essere spiegata introducendo un modello di light harvesting di tipo quantistico. E da qui appunto una serie di lavori su riviste importanti che appunto proponevano queste ipotesi e cercavano di interpretare questi dati alla luce di questo che vi ho appena detto, cioè light harvesting è così efficiente perché alla base c'è un meccanismo di tipo quantistico. Ora, cosa vuol dire che light harvesting è quantistico e perché un meccanismo quantistico dovrebbe garantire maggiore efficienza di un meccanismo classico? Questo non è scontato. Almeno non so per voi, per me non lo era. Facciamo un passo indietro e fatemi un attimo discutere, prima di passare a questo collegamento, il principio di sovrapposizione quantistica, che viene tipicamente introdotto con il ben noto argomento del paradosso del gatto di Schrödinger. Voi avete un gatto dentro una scatola chiusa, ermetica, a contatto con un veleno che viene attivato da, diciamo, un evento casuale, per esempio il decadimento di un isotopo radioattivo. Ora, finché la scatola è chiusa, voi non sapete se il gatto è vivo o morto, e quindi la funzione d'onda, quindi diciamo il modo in cui descrive il sistema, è una sovrapposizione di gatto vivo, gatto morto, perché voi non sapete se il gatto dentro la scatola è vivo o morto. Ovviamente questo è un principio puramente quantistico, perché nella vita reale, nel mondo classico, io so ben dire se un gatto è vivo o se un gatto è morto, giusto? Quindi il fatto che io dica il gatto è sia vivo sia morto, cioè il gatto è in una sovrapposizione di essere vivo ed essere morto, è un principio che ha senso solo al di fuori della fisica classica. Questo è il principio di sovrapposizione, un po', diciamo, semplificato, un po' volgarizzato, se mi permettete. Ora, questo, diciamo, paradosso è stato proposto negli anni 40, quindi è vecchio di 80 anni. Però per quelli di voi che sono curiosi, nel numero di Nature di settembre, due mesi fa, appare una versione rivista più complessa del gatto di Schrödinger. Quindi, nonostante sia un argomento, anche questo ormai da libro di testo, è un argomento che ancora, come dire, stimola gli scienziati e in qualche modo ci stuzzica a pensare a come dire, come funziona la meccanica quantistica e a darne una migliore interpretazione. Questo perché? Perché ancora una volta la meccanica quantistica non ci è intuitiva e quindi, diciamo, per noi è difficile pensare in termini di meccanica quantistica. Ok, dopo questo intervallo, se io volessi scrivere la sovrapposizione gatto vivo, gatto morto con quel formalismo dell'equazione di Schrödinger della funzione d'onda che vi dicevo all'inizio, quindi se volessi essere formale nel scrivere la funzione d'onda del gatto, dovrei scriverla così: funzione d'onda sovrapposizione di gatto vivo, gatto morto. Per quelli di voi che hanno fatto un po' di fisica o di chimica,
questa è la tipica rappresentazione che diamo di una funzione d'onda. Ora, per dimostrarvi e per dirvi che non sono semplicemente una revisione a cartoni animati, volevo farvi vedere che questo ha un fondamento scientifico. Per quelli di voi appunto che mai sono un pochino più familiari con l'argomento, vi ho scritto qui come appare una funzione d'onda di sovrapposizione, in un contesto un po' più rigoroso. Quello che ho scritto qui è la funzione d'onda, si vede poco rosso, di sovrapposizione di due funzioni d'onda psi A e psi B, per esempio su due molecole A e B. Quello che ho scritto è per esempio un dimero citonico, per quelli di voi che magari hanno fatto chimica, insomma fisica. Quindi per dire, non è solo cartone animato, non è solo cartone animato morto, c'è anche della fisica e della matematica dietro, ok? Benissimo. Ora, capito questo principio di sovrapposizione, fatemi spiegare perché un meccanismo quantistico e basato sul principio di sovrapposizione dovrebbe garantire una migliore efficienza di trasferimento. E vengono in aiuto gli X-Men, per questo ve li ho citati all'inizio. Supponiamo che io sia in un mondo classico, quindi io abbia a che fare con X-Men classici. Esempio di X-Men classico, Wolverine, che conoscete, vero? Sì, ecco, almeno Wolverine, ok. Wolverine deve affrontare il suo nemico Magneto. E, diciamo, purtroppo per lui non ha molta libertà di scelta e per arrivare ad affrontare Magneto può solamente muoversi su una scacchiera tipo questa, ok? Ad ogni passo lui deve scegliere se andare a destra o a sinistra, ok? Siccome Wolverine è un X-Men classico, può fare solo una scelta alla volta, come il gatto classico che è o è vivo o è morto, lui farà una scelta e la fa alla cieca, perché non sa dove sarà Wolverine, dove sarà il Magneto fra 5 o 6 passi. Supponiamo per esempio che scelga di fare questo cammino qui, ok, lo fa, c'è Magneto qui? No. Ahimè, questo è un cammino poco efficace, ok? Efficienza zero. Ma potrebbe aver scelto di fare, per esempio, un altro cammino, questo. Qui ha trovato un Magneto, c'è, come dire, il contenzioso e sì, ok, questo è un cammino efficiente. Allora, tutti i possibili cammini che Wolverine può fare, alcuni saranno efficienti, altri non lo saranno. In media avrò un'efficienza, vabbè, insomma, decente, ma non altissima. Ok? Quindi l'X-Men classico è efficiente ma non troppo. Supponiamo ora di avere un X-Men quantistico. Io ho il mio uomo multiplo, avete già capito dove voglio andare a parare, no? Allora lui, come Wolverine, a differenza di Wolverine, non deve scegliere, perché lui può andare sia a destra sia a sinistra, come il gatto è sia vivo sia morto, ok? Quindi è molto facile per lui, in maniera molto efficiente, istantanea e veloce, arrivare a Magneto, qualsiasi sia la posizione di Magneto. Efficienza 100%, perché qualsiasi sia la posizione di Magneto c'è sempre, come dire, una versione di Jamie Madrox che lo incontrerà, ok? Ora, ancora una volta, per rendere questa cosa un po' più rigorosa, un po' più scientifica, esistono chiaramente, ecco, sempre felice il nostro uomo multiplo, e per rendere questa cosa un pochino più rigorosa ci sono chiaramente una serie di lavori di matematica e di fisica dietro quello che vi ho appena detto. Quello che vi ho raccontato con gli X-Men è un esempio di quella che è nota come classic walk and quantum walk, quindi camminata classica e camminata quantistica. E più o meno, diciamo, questa è la stessa cosa che vi ho mostrato io prima. Si dimostra che in certe condizioni, dipende dal tipo di sistema, è possibile ottenere un aumento esponenziale della velocità e dell'efficienza, ok? Ora, se immaginate, immagino che sia intuitivo ormai, di paragonare il mio Wolverine, ok, il mio omino rosso qui, alla energia assorbita, ok, allora vuol dire che io assorbo l'energia qui per esempio ho un'antenna, qui ho un centro di reazione, è ovvio che se un organismo di questo tipo riesco a portare l'energia in modo più efficiente, più veloce, con meno dissipazione al centro di reazione, ok? Ripeto, vorrei ci tengo a dire, queste sono ipotesi, ci sono delle misure che sembrano supportarlo, ma ancora non c'è consenso nella comunità scientifica, quindi ancora, diciamo, come dire, c'è da dimostrare che questo sia effettivamente quello che cambia, che sia effettivamente quello che succede in realtà. Perché i colori cambiano dal rosso a un colore che è un po' più spento? E sembrerebbe che ci sia in realtà una dissipazione in quel disegno. Sì, in realtà non è una dissipazione, è una probabilità.
perché non è l'uomo multiplo, si moltiplica ed è sempre lui, diciamo, in tutte le sue forme. Qui in realtà, quando io scrivo una sovrapposizione di un gatto vivo e un gatto morto, no? Oppure scrivo una sovrapposizione di un oggetto in più dimensioni, man mano che scendo questa scacchiera ho diverse probabilità, perché devo creare una sovrapposizione e, come dire, immagina che la somma deve sempre dare uno in qualche modo. Dai. C'è questo di normalizzazione, se vuoi. Quindi diciamo, ho un po' oversemplificato con l'immagine dell'uomo multiplo, ma era per rendere l'idea, no, dell'istantaneità con cui quanto meccanicamente io riesco a portare un po' di probabilità in tutte le possibili posizioni che sto analizzando. Ok, ora vorrei farvi vedere come pensiamo che questo principio possa operare su una vera antenna, diciamo, biologica. Quindi applicheremo quello che abbiamo visto prima con l'omino rosso e con Wolverine ad una proteina reale. Allora, scelgo l'esempio dell'FMO perché l'FMO, per motivi, diciamo, di serendipity, è, come dire, la molecola, la proteina più studiata nel campo della quantum biology. L'FMO è una proteina che collega l'antenna vera e propria al centro di reazione in un sistema fotosintetico che opera non nelle piante ma in un batterio, dei batteri verdi sulfurei, verdi perché sono verdi, sulfurei perché hanno un metabolismo basato sulla gestione dello zolfo e quindi gli piace vivere in sorgenti ricche di zolfo. Questo qui è lo Yellowstone, per chi di voi c'è stato. Ora, l'FMO è una proteina piccolina che lega al suo interno 7 batteri a clorofille, 7 pigmenti che qui ho messo ingranditi. Ora, è molto più complicato di quello che vi sto dicendo, però fatemi semplificare per rendere il messaggio. Supponiamo che la batteria clorofilla 1 sia quella più vicina all'antenna, quindi quella che riceve l'energia per prima, ok? E supponiamo che la 3 sia quella più vicina ai centri di reazione. Quindi l'energia deve andare da questa a questa, passando attraverso le altre 5 clorofille che ci sono nel mezzo. Allora, se io devo immaginare un fenomeno classico, un trasferimento classico, immagino una cosa tipo questa, cioè un salto di energia da 1 a 2, per esempio, da 2 a 3. Questo è un cammino che potrebbe essere abbastanza efficiente, perché ho solamente un salto di energia, potrebbe essere abbastanza veloce. Questo invece potrebbe essere un esempio di cammino un po' meno efficiente, perché ho molti più passi. Più step ho, maggiore è il tempo che ci impiego per muovere l'energia da 1 a 3, ovviamente, maggiore è anche la probabilità che tra un salto e l'altro l'energia venga dissipata per interazione con il solvente, la proteina, altre molecole e così via. Se l'energia è dissipata nella strada tra 1 a 3, l'energia è persa, il fotone è perso, insomma, l'energia non viene utilizzata, ok? E questo abbassa chiaramente l'efficienza totale della harvesting. Se invece pensassi ad un meccanismo perfettamente e idealmente quantistico, sì. Sì. Prima hai fatto la metafora con Wolverine. Però in quel caso il problema era che sono lui i percorsi del dipingevo magneto. Invece mi pare di capire che noi adesso intendiamo che tutti i percorsi arrivano. Sì, in realtà anche prima, diciamo, uno deve pensare che Wolverine ha diverse possibilità per raggiungere magneto. Gli diamo, che ne so, 100 tentativi e lui ha 100 possibili opzioni, e sono scelte che lui fa casualmente perché non sa dove andrà a finire dopo ogni step. Qui più o meno lo stesso, qui pensiamo che il salto possa essere del tipo 1, 2, 3 e quello sarebbe un cammino positivo, il secondo che vi ho mostrato per esempio. Questo che c'è qui adesso è un cammino un po' meno favorevole perché ci sono un sacco di salti. Sono tutti lì in maniera più o meno. In maniera più o meno, esatto. Era questo che mi confondeva, perché prima lì pensavo, anche se noi prendiamo tutti i cammini, poi mi serve che collassi. No, in realtà ci sono tutti quanti perché non sappiamo quale di questi sarà seguito e l'efficienza sarà una media delle efficienze dei singoli cammini. Ci sarà qualche cammino super efficiente, qualche altro con efficienza zero. La media è il valore che uno tira fuori dal meccanismo, diciamo. In tutti quanti i cammini sono possibili. Esatto, sì. Se immaginassimo, ripeto, un meccanismo che sia idealmente completamente quantistico, cosa che sappiamo in realtà non avviene, perché la verità sta nel mezzo, come al solito, ma se immaginassimo che fosse un energy transfer completamente quantistico, dovremmo pensare che, le citazioni... No, no,
scusate. Ecco, ma dobbiamo pensare che l'eccitazione inizialmente su uno venga delocalizzata, quindi venga diffusa, delocalizzata la parola giusta, su tutti quanti i cromofori, e quindi diciamo è istantaneamente su tutti i cromofori allo stesso tempo. Quindi qualsiasi sia il cromoforo che poi mi serve popolare per portare l'energia in centro di reazione, ci arriva in modo efficiente. Sì, questa idea appunto che avevamo con l'uomo multiplo che vi ho mostrato prima. Questo è un altro cartoon che vi dimostra la stessa cosa da un altro punto di vista. Quello che vi mostro qui è, per esempio, ancora una volta, ognuno di questi dischetti ha un cromoforo, ha un pigmento. Devo andare da questo che è il mio pigmento antenna a questo che è il centro di reazione, per esempio. Se lo descrivo con un meccanismo classico, qui vi scrivo anche il nome, questa era una teoria chiaramente studiata da molti anni, molto famosa, molto applicata, che è la teoria di Foster. Se immagino di rendere in cartoon questo trasferimento, dovrei mi aspettare una cosa tipo questa. L'energia salta da un cromoforo all'altro finché arriva a un certo momento, in modo casuale, al mio cromoforo finale. E si chiama meccanismo di Hopping proprio perché è un salto, no? È immaginabile come un salto da una molecola all'altra. Se invece immagino un fenomeno, un trasferimento quantistico, allora ancora una volta immagino che l'eccitazione sia, ve lo faccio vedere, sia istantaneamente delocalizzata e condivisa da tutti quanti i cromofori. È come se io scrivessi questo sistema come una sovrapposizione di stati in cui l'eccitazione è allo stesso momento in tutti i cromofori, mentre invece nel caso classico l'eccitazione è ad ogni istante su un solo cromoforo. Io posso essere nel mondo classico o qui o qui. Se questo fosse un mondo quantistico, io potrei essere qui e qui con una certa probabilità. Sì. Mi scusi, sì. Ma non capisco. L'efficienza del quantum harvesting è il 100%. Sì. Vuol dire che praticamente il percorso che fa l'energia deve essere il più probabile. Intanto bisogna tenere conto che quando tu fai calcoli un'efficienza, tu devi fare una media di un ensemble di sistemi che ha molte proteine in cui avvengono molti processi contemporaneamente. Dire che l'efficienza al 100% qui non ha implicazioni particolari, se non quella di dire che ogni fotone assorbito dalle antenne arriva al centro di reazione. Quindi diciamo, tutta l'energia che arriva alle antenne arriva al centro di reazione, poi non tutta questa energia diventa energia chimica. L'efficienza globale di fotosintesi è un po' più bassa e non è neanche particolarmente efficiente, ma lì entrano altri meccanismi biologici che sono molto più complicati, nei quali non mi addentro, insomma. Ok, ripeto ancora una volta, il fatto che noi ora possiamo qui fare delle ipotesi sul fatto che l'efficienza di light harvesting sia dovuta alla possibile presenza di effetti quantistici tipo sovrapposizione, deriva dal fatto che noi abbiamo a disposizione delle misure sperimentali spettroscopiche che ci dicono che sì, c'è della quantomeccanica che sta, come dire, che è in azione durante il trasferimento di energia, ok? Dopodiché dimostrare che questa quantomeccanica sia rilevante per il sistema, sia davvero la fonte dell'efficienza del light harvesting, questo è ancora da dimostrare. È un'ipotesi molto interessante, molto eccitante per noi che ci lavoriamo, ma è ancora un'ipotesi. Ci tengo a sottolinearlo più volte. Non è, come dire, un argomento da testo scolastico. Non c'è ancora consenso su questo. E questo per dire, tra l'altro, un po' che dove non c'è la misura difficilmente riusciamo a trasformare un'idea in un'ipotesi vera e propria. Questo purtroppo è invece il punto in cui siamo con un secondo fenomeno, che è l'olfatto. Mentre per il light harvesting uno si prende uno spinacio, si isola la proteina antenna, la mette in soluzione, la piazza su un laser e fa la misura e verifica se vede dei segnali dovuti alla quantomeccanica del sistema, e misurare un fenomeno olfattivo è un po' più complicato. E questo è il motivo per cui, mentre per i light harvesting siamo già delle ipotesi, qui siamo ancora a delle idee, ok? Se non altro perché l'olfatto dei cinque sensi che abbiamo è quello più soggettivo, perché quello che per me magari puzza da plastica bruciata
per voi ha odore di aglio. E come, come facciamo a definirlo? Come facciamo a definirlo e a rendere questa impressione una misura, diciamo, solida, tangibile? È un po' complicato. Allora, il fenomeno dell'olfatto, molto velocemente, vorrei metterlo in relazione con il fenomeno del tunneling. Allora, come funziona l'olfatto? Non sono un biologo, non sono un fisiologo, però insomma i principali sono i seguenti. Voi avete una molecola di odorante, che è una molecola tipicamente aromatica abbastanza grande. Questa molecola di odorante passa attraverso il vostro naso e riesce ad arrivare a dei recettori, che sono delle proteine, le quali hanno una tasca, hanno una cavità, all'interno della quale l'odorante può entrare. L'odorante può entrare ovviamente solo se la forma, la struttura chimica della molecola di odorante ha una struttura tale da permettere l'entrata dentro il recettore. Un meccanismo tipo chiave serratura, no? Una sola chiave apre una certa serratura. Dopodiché, diciamo, una volta che si è formato il complesso odorante e recettore, questo modifica la forma, le proprietà della proteina recettore, e questo cambiamento, questa modifica, fa partire un segnale neuronale che poi comunica al cervello questo odore di muschio bianco. Ok? Ora, qual è la teoria di base che da decenni è accettata per l'olfatto? E si chiama shape mode e dice che noi riusciamo a sentire un odore, ripeto, se e solo se la molecola di odorante ha una forma e una struttura chimica opportuna per associarsi col recettore. Qual è il problema? Abbiamo 300 recettori e però possiamo sentire più di 5.000 odori, quindi vuol dire che esiste più di una chiave che apre la stessa serratura. Secondo problema, ci sono molecole che hanno la stessa struttura chimica o comunque molto simile, che hanno odori molto diversi. Se voi cambiate una molecola di odorante, di idrogeno con il deuterio, la struttura non cambia, ma l'odore è completamente diverso in molti casi. Viceversa, molecole con forma molto diversa possono avere lo stesso odore. Quindi chiaramente c'è qualcosa che va oltre, che va ad aggiungersi, diciamo, al semplice, al mero meccanismo di forma, ok? Quello che hanno proposto alcuni scienziati qualche anno fa è che si tratti di un modello, questo sulla vibrazione. Questo vibration model si basa sul fenomeno di tunneling elettronico. Qual è, diciamo, l'ipotesi, qual è, diciamo, la proposta che fanno? Innanzitutto, che cos'è il tunneling? Immaginate di avere una particella. Voi sapete che in quanto meccanica esiste il dualismo particella-onda, quindi ogni particella può essere descritta come un'onda. Quindi questa onda che io ho fatto qui, ok, potrebbe essere per esempio la descrizione di un elettrone. Questo qui che vedete in blu è una barriera di potenziale, un muro. Se la particella è classica e lancio la particella addosso al muro, la particella cosa fa? Ribalza indietro. Punto. Se la particella invece è quantistica, la particella può attraversare il muro, fare un tunneling, appunto, e troviamo dopo la barriera di potenziale la stessa funzione d'onda, solo con un'ampiezza un po' diversa. Quindi è come se la particella abbia attraversato in modo assolutamente naturale la barriera di potenziale, un po' come fa Kitty Pryde, la quale correndo contro un muro non si schianta sul muro né viene stordita, come capiterebbe a me, ma ci passa attraverso. Quindi diciamo Kitty Pryde è un'eroina del tunneling elettronico. Non lo potete dire ai vostri amici. Se noi volessimo rendere un po' più rigoroso ancora una volta questo che vi ho appena detto, allora immaginate di avere, questa è la proposta, è una proposta di meccanismo. Voi avete un recettore con una tasca e al suo interno un odorante che ovviamente deve avere una forma, una struttura chimica opportuna per poterci entrare e complessare, diciamo, il recettore. Dopodiché ci deve essere uno scambio di energia, uno scambio elettronico in realtà, tra due livelli energetici che stanno su due parti diverse del recettore. L'unico modo per andare da qui a qui, da questa sezione a questa sezione, quindi far partire poi, diciamo, lo stimolo olfattivo, è attraverso un tunneling elettronico. Quindi ci deve essere un elettrone che passa attraverso una barriera di potenziale, che è lo spazio vuoto, diciamo, qui in mezzo. Ok? Siccome, diciamo, i due livelli non sono equivalenti, ma hanno energie diverse, si parla di
tunneling in elastico, vuol dire appunto energie diverse. Come faccio a riempire questa differenza di energia tra il punto di partenza e il punto finale del mio tunneling? Ci devo piazzare in mezzo una molecola che abbia una vibrazione la cui energia copra esattamente questo gap qui. Quindi non solo la molecola di odorante deve avere una forma opportuna per entrare nel recettore e associarvi, ma deve anche avere una vibrazione, un'energia tale da garantire, da accendere il tunneling elettronico. E questo appunto, e chiaramente il tunneling, come discutevamo prima, è un fenomeno squisitamente quantistico. Non esiste il tunneling in fisica classica. Qualsiasi oggetto classico addosso al muro si schianta. L'elettrone invece non ci passa attraverso. Ripeto, questo è ancora il mondo delle idee, perché esperimenti su esseri umani o su, tipicamente, gli esperimenti si fanno su delle mosche o su delle api, e come dire, fare l'esperimento e capire, no, l'odore che sente l'ape non è così banale, ok? Quindi anche il dato sperimentale in sé che mi serve per fare un'ipotesi fondata è difficile da ottenere, insomma, quindi capite che è molto più complicato che non il light harvesting. Ancora più complicato è studiare la magnetorecezione. Magnetorecezione è quella, come dire, per la capacità, ho tempo o sono oltre? Due minuti, se no, che ha la capacità che hanno gli uccelli di orientarsi, quindi di migrare sempre verso sud o verso nord, seguendo il campo magnetico terrestre. Tipicamente sono gli studi che hanno fatti sui petti rossi, sui robin. Molto velocemente, perché sono già fuori tempo. I meccanismi molecolari alla base della meteorecezione sono in parte sconosciuti, proprio perché è difficile andare a inseguire un uccello che migra e fare misure per capire cosa sta facendo per seguire il campo magnetico, ok? Quindi anche il dato sperimentale è molto challenging da raccogliere. Quello che si sa però è che il fenomeno è presente solo in presenza di luce di certe lunghezze d'onda, luce blu. Senza luce blu gli uccelli non si orientano. Allora, da questa osservazione, l'idea che i responsabili della magnetorecezione siano delle proteine chiamate criptocromi, che sono negli occhi dei volatili, i quali criptocromi hanno all'interno dei gruppi funzionali che, se illuminati con luce di opportuna lunghezza d'onda, quindi se illuminati da luce blu, quindi quando all'occhio dell'uccello arriva luce blu, danno origine ad un trasferimento elettronico che crea quella che si chiama una copia radicalica. Cioè si creano ci sono due elettroni sbagliati su due molecole diverse. Questa copia radicalica con elettroni sbagliati è ben noto essere sensibile ai campi magnetici. È un fenomeno molto simile a quello della risonanza magnetica che fate all'ospedale, un po' più o meno, giusto per farvi capire l'idea. Ora, cosa c'entra qui la quantomeccanica con tutto questo? Guarda, intanto il fatto che come dire, gli elettroni sbagliati siano sensibili al campo magnetico dipende dal fatto che abbiano uno spin, e lo spin, vado veloce, è una proprietà tipicamente quantomeccanica. Quello che però, diciamo, si sta ragionando è non tanto la magnetorecezione in sé, ma la sensibilità di questo processo. Gli uccelli sono in grado di, come dire, sentire variazioni più piccole di 5 gradi, che davvero è una, come dire, una sensibilità straordinaria, che appunto sembra non trovare riscontro in modelli basati ancora una volta sulla fisica classica. Cos'è che si pensa succeda? Si pensa che ci sia una... questa è una figura che forse aiuta a capire un po' meglio. Questa è un'ipotesi di come potrebbero vedere gli uccelli, no? Quindi diciamo, se questi uccelli hanno questa copia radicalica nei criptocromi degli occhi e questa copia radicalica è sensibile al campo magnetico, potrebbero vedere delle ombre con un angolo tale che li indirizza e gli fa capire se la direzione è quella giusta oppure se stanno deviando. Ipotesi anche questa, perché nessuno di noi sa come vede un petti rosso, insomma. Cosa c'è alla base dell'efficienza e della sensibilità di questo meccanismo? Forse l'entanglement che è alla base del teletrasporto, di cui Nightcrawler è un, come dire, utilizzatore abituale. L'entanglement è forse l'effetto più difficile da spiegare in modo divulgativo.
due particelle sono entangled. Entangled in inglese vuol dire intrecciate, no? Fortemente, come dire, interlacciate. Due particelle sono entangled quando, se devo scrivere la funzione d'onda che descrive una di queste due particelle, non posso farlo senza usare anche l'altra particella, ok? Anche se le particelle sono a distanza astronomica. C'è un'immagine molto, come dire, che vi aiuta a capire. Avete un paio di guanti, un destro e un sinistro. Mettete un guanto in una scatola, ciascuno in una scatola diversa, e ne spedite uno in America e uno in Cina. Finché i vostri amici americano e cinese non aprono la scatola, non sanno se hanno il destro o il sinistro. In quell'istante il sistema è, e in Cina e in America, una sovrapposizione di destro e sinistro. È uno stato entangled perché allo stesso tempo io ho destro e sinistro in Cina, destro e sinistro in America, e non posso descrivere il destro senza il sinistro. Quando il mio amico cinese apre la scatola, si accorge che ha un guanto destro. Il mio amico cinese ha perturbato il sistema e ha aperto la scatola e mi dice: ho un guanto destro. Senza neanche chiamare il mio amico americano, io so già che il guanto in America è il sinistro, è l'altro verso, ok? Quindi quando io perturbo il mio guanto in Cina, ho perturbato allo stesso modo anche il mio guanto in America, ok? Anche se le distanze sono astronomiche, se le distanze sono, voglio dire, notevoli. Stessa cosa qui, io ho due particelle, due elettroni, due fotoni, perturbo un fotone qui. Se questo fotone è entangled con un fotone su un satellite delle telecomunicazioni, quello che io perturbo qui perturbo anche sul satellite. Questo sta alla base delle telecomunicazioni e della quantum cryptation e così via. Ecco, il fatto che i miei due elettroni sbagliati nel criptocromo della proteina nell'occhio dell'uccello siano entangled significa che il campo magnetico, che è una perturbazione a quegli elettroni, provocherà piccole variazioni sull'uno, ma queste piccole variazioni si ripercuoteranno anche sull'altro, e questo mi garantisce ovviamente maggiore sensibilità. Ancora una volta sottolineo ipotesi e pure idee, perché non c'è nessun esperimento su quello, ci sono solamente simulazioni teoriche di come questo potrebbe funzionare. Ok, concludo perché davvero ho parlato troppo. Vorrei lasciarvi con una riflessione, e cioè quello che noi stiamo imparando con la quantum biology per capire se la quantum meccanica è importante o meno per spiegare la vita, ok? È sicuramente un aumento di conoscenza, è un aumento di quello che io conosco e imparo del mondo che mi sta attorno. In più ho anche un valore aggiunto, perché io che sono un chimico e mi rendo conto che il light harvesting è così efficiente perché c'è un effetto quantum meccanico alla base, allora io che sono un chimico posso ingegnerizzare dei sistemi artificiali in cui questo effetto quantum meccanico sia aumentato, sia sfruttato al massimo per generare dei dispositivi di massima efficienza. Viene immediatamente immediato pensare per esempio al fotovoltaico, no? Quindi diciamo, da una parte aumento di conoscenza, da una parte, come dire, stimolo verso nuove tecnologie. Questo che ho detto è la seconda rivoluzione quantistica. La prima rivoluzione quantistica negli anni 40 è quando i grandi padri, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, eccetera, hanno proposto i principi alla base della quantummeccanica, hanno, come dire, messo giù le basi per spiegare il nostro mondo quantummeccanicamente. La seconda rivoluzione quantistica è adesso, quando noi utilizziamo la quantum meccanica per creare dei dispositivi, i quantum computer, i quantum photovoltaics, i quantum sensor e chi più ne ha più ne metta, per, come dire, migliorare la nostra tecnologia. E con questo vi ringrazio e vi lascio. Che appunto utilizza la quantum meccanica? Sì, esiste già per esempio il quantum computer dell'IBM, che fa poco ancora, però fa. Quindi esiste un quantum computer che è operante ed è attivo. Non esistono ancora
per esempio dispositivi tipo quantum photovoltaics, non ancora, perché ancora non capiamo, ancora non sappiamo intanto se la quantum meccanica è rilevante, c'è ancora un grosso se di mezzo, e non capiamo come controllarla, perché per avere un dispositivo devi controllare, no, il fenomeno, e questo controllo ancora non ce l'abbiamo, quindi siamo ancora a un livello un po', come dire, precedente di studio e caratterizzazione del fenomeno prima di ingegnerizzarlo. Però per esempio un quantum computer è realtà, e l'Europa per esempio ha bandito 1 miliardo di euro per le quantum technologies, quindi diciamo il fatto che sia una tematica calda lo testimonia che ci sono dei grossi soldi sopra, insomma, da parte della comunità europea. Grazie. Ci sono una serie di articoli botta e risposta tra diversi autori che sono davvero feroci al limite della maleducazione, no? Però sì, allora io credo che anche qui ci vuole un po' di buon senso, probabilmente il meccanismo o sta nel mezzo, quindi c'è e un cambio conformazionale e un meccanismo di tunneling, oppure ci sono alcuni, come dire, recettori che funzionano in un modo, altri in un altro, insomma. È così complicata, diciamo, la spiegazione del sensing che probabilmente la testa del mezzo, insomma. Sì. Quello che c'entra con la difesa d'onda naturale? Dunque, la fotosintesi avviene con luce bianca, no? Perché la luce solare ha un certo spettro. Più che cambiare l'efficienza, ci sono diversi organismi che, in base al tipo di luce che gli arriva, hanno modulato la loro efficienza di assorbimento. Per cui se io sono una pianta verde che ha sopra di me solo il cielo, il fotosistema che ho mostrato è modulato per assorbire più o meno tutte le lunghezze d'onda. Se invece io sono un'alga che vive 20 metri sotto l'oceano, sotto, diciamo, la superficie dell'acqua, con sopra di me un sacco di altre alghe che assorbono la parte buona della luce, allora può darsi che io debba evolvermi per assorbire solamente quello che mi resta. Tipico, ci sono dei batteri che sono solamente luce rossa o solamente luce blu, dipende, insomma, no? Quindi non sono al corrente di studi fatti con diverse lunghezze d'onda. Oddio, preambolo. È chiaro che se io illumino il sistema con una luce che non ha la lunghezza d'onda giusta per far assorbire il pigmento, non posso avere assorbimento, questo fenomeno di risonanza, no? tra la lunghezza d'onda e la transizione del sistema. Questo è un preambolo. Dopodiché la diversa efficienza dipende anche dalla qualità e dalla quantità di luce che arriva all'organismo e che la fa evolvere in modo diverso. Quello che volevo dire è che comunque quello che tu hai parlato adesso trova anche applicazione alla modellazione, specialmente con le ultime direttive dove viene la luce è sia un'onda elettromagnetica, però è anche un fotone, quindi abbraccia, quindi ho sentito molto, quindi ho un esempio ben chiaro di questo. Però nelle ultime direttive, specialmente per quanto riguarda l'illuminazione esterna, le strade, eccetera, viene comunque fatta molta attenzione con quelle che sono le frequenze dell'illuminazione, perché appunto influiscono nella vita. Quindi, per esempio, con la luce blu, una certa frequenza di luce blu, che si trova specialmente nel LED, i pipistrelli non sono compatibili e quindi non ci sono più, con tutto quello che poi se guarda la natura comporta l'esperienza.
e sì, non solo, ma insomma poi luce di diverse frequenze interagiscono anche con noi stessi, no? Perché abbiamo transizioni diverse nel nostro corpo, quindi in realtà, no? Stessamente l'eccezione è un esempio in cui il blu crea questa coppia radicalica e il rosso pare non farlo più efficientemente, no? Quindi effettivamente è vero, insomma, ci sono effetti, esatto. E anche questo fa notare un effetto quantistico, perché ci deve essere risonanza tra il quanto di luce e il quanto, e l'energia di transizione che mi serve per creare la transizione e creare la coppia radicalica, piuttosto che lo eccitato e le altre cose. Quindi anche questo di base è un fenomeno quantistico. La soglia è quando tu, diciamo, è più un discorso quantitativo, no? Mi serve tot luce per innescare un meccanismo. Questo è più qualitativo, mi serve che lo scalino sia alto così. Se è più alto, non riesco a innescare il meccanismo. Quindi mi serve che la luce abbia quella particolare energia per innescare la transizione, si chiama. Sì, ecco, io qui non sono qui, sono un po' fuori campo io, però insomma immagino che... Ditemi voi. Dimmi, sì. Sì, qui ci vorrebbe un medico, però sì. Due domande. La prima è se il sistema olfattivo e l'ipotesi che è stata avanzata di percepire diversi odori fosse dovuta alla differenza di energia, dei due livelli di energia, o alla differenza dei processi di tunneling. Sì. E la seconda domanda è se il tunneling potesse essere applicato nel night harvesting. Dunque, la prima domanda, la seconda domanda che mi è più facile, sì, non tanto per quanto riguarda l'energia che ho discusso, cioè non tanto nel light harvesting che abbiamo discusso stasera, ma in tutta quella catena di reazioni che viene dopo light harvesting e che comportano uno scambio di elettroni tra un complesso e l'altro. Quindi la seconda risposta è sì. Sicuramente. La prima domanda per quanto riguarda le vibrazioni, no? E perché, diciamo, la molecola deve coprire quel gap. Sì, esatto. Il punto è questo, diciamo, l'osservazione era questa, e cioè quando tu, per esempio, vi citavo prima, quando tu metti, cambi l'idrogeno col deuterio, non cambi la molecola, non cambi la sua struttura, non cambi la sua forma, cambi la sua vibrazione, perché se tu pensi ad una molla, avere una massa 1 o una massa 2 fa la nostra differenza sulla frequenza di oscillazione, no? Molecola deuterata e non deuterata cambia la frequenza di vibrazione e infatti ha un odore diverso. E c'è proprio una molecola esemplificativa, cioè questo è un po' un cartone che ho trovato e dice proprio questo. C'è questa molecola, non solo ma anche... questo non si vede, ma c'è una molecola che c'è un profumo come vaniglia e un'altra che profuma invece in modo un pochino più sgradevole. Quindi da qui l'idea che la vibrazione serva come quanto di energia per in qualche modo coprire un gap, no? Che serve coprire per far partire o la variazione conformazionale, quindi potrebbe essere che il tunneling promuova la variazione, cioè non si sa bene cosa sia prima, dopo, durante, insieme o alternativo, oppure appunto quella vibrazione copre il gap e fa partire insomma la catena di informazioni. Sì. Ma per quanto riguarda gli uccelli,
Sì. Qui mi cogli impreparata perché non so molto di ornitologia e non so molto anche di come, per esempio, può darsi che la luce a mezzanotte, la luce a mezzogiorno, a picco, dove c'è mai, c'è meno luce blu, però sia troppo e quindi magari copra altri, non lo so. Pur parlé, non lo so perché la luce blu. Credo che non lo sappiano neanche gli esperti. Forse che la luce blu ha quel quanto di energia tale per garantire la transizione che mi serve per creare la propria radicalità. Perché l'evoluzione abbia scelto luce blu, non lo so. Altre domande? Ultima azione. Quindi ringraziamo a voi. Qualcuno vuole creare la parte dell'ombra, siamo sempre in cerca di nuovi turisti, anche perché i vecchi